Nei primi esperimenti che andiamo a vedere cercheremo di visualizzare i meccanismi di formazione delle nubi. Innanzitutto, cosa sono le nubi, di cosa sono fatte? Contrariamente a quanto pensano molte persone, le nubi non sono fatte di vapore, ma sono fatte di piccole goccioline d'acqua. Tant'è vero che noi le possiamo vedere, perché tenete sempre presente che il vapore acqueo è assolutamente invisibile. Quindi, come si può formare una nube? Si forma nel momento in cui abbiamo delle gocce d'acqua e per avere delle gocce d'acqua dobbiamo far condensare il vapore acqueo. Il vapore acqueo condensa quando si raffredda, quindi dobbiamo andare a capire in atmosfera quali possono essere i meccanismi per cui una massa d'aria ricca di vapore si raffredda. Beh, il meccanismo intuitivamente più semplice è il sollevamento. Sappiamo che salendo in atmosfera c'è più freddo, quindi se una massa d'aria si solleva, si raffredda e il vapore in essa contenuto può condensare in piccole goccioline dando origine alle nubi. Andremo a vedere due di questi fenomeni, però ce n'è anche un primo che non possiamo visualizzare, che è molto semplice da comprendere, è dovuta alla presenza dell'orografia. Una massa d'aria che viene spinta contro una montagna è costretta a salire. Questo succede comunemente anche durante il giorno con le brezze. E tant'è vero che anche in estate spesso noi vediamo in una giornata di bel tempo le nuvole proprio sulla cresta della montagna, perché l'aria sale, condensa e forma le nuvole proprio in cima alla catena montuosa. Ora andiamo a vedere un esperimento in cui mostriamo un fenomeno che si chiama convezione. La convezione non è altro che la redistribuzione di calore all'interno di un fluido dovuta al movimento del fluido stesso. In particolare siamo costretti a fare questo esperimento con l'acqua e non con l'aria, ovviamente per poterlo visualizzare, perché l'aria è trasparente. Vedremo come vedremo all'interno di questa bacinella quali sono i moti del fluido, quindi dell'acqua, dovuti a variazioni di temperatura. Abbiamo quindi la nostra bacinella d'acqua che rappresenta l'atmosfera e abbiamo queste due tazze, una con acqua molto calda e una con acqua fredda. Andiamo ad appoggiare la bacinella sopra le tazze e in questo modo il nostro sistema riproduce quello che avviene in atmosfera, quando il suolo sotto all'atmosfera viene scaldato dal sole. Per andare a vedere se si generano dei moti nella nostra atmosfera, dobbiamo colorare l'acqua. Cercheremo di colorarla sul fondo dove è a contatto con la sorgente di calore. Coloriamo di blu dove è fredda, e invece coloriamo di rosso al di sopra della sorgente di calore. In questo modo possiamo vedere se, a causa della diversa temperatura del suolo, l'acqua, cioè l'atmosfera al di sopra, si mette in movimento. Come potete vedere, il calore della tazza di acqua calda è in grado di riscaldare l'acqua sul fondo e l'acqua più calda e meno densa inizia a sollevarsi. Questo è ciò che avviene anche in atmosfera. L'aria più calda vicino al suolo si scalda e si solleva e, come abbiamo detto prima, quando si solleva si raffredda e quindi, se il contenuto di vapore acqueo è sufficiente, il vapore condensa e si formano le gocce di nube. Vedete chiaramente il colorante rosso che si muove verso l'alto. Nella convezione si viene a formare quella che è chiamata cella convettiva. Abbiamo da un lato il fluido caldo e meno denso che si solleva e che richiama quindi il fluido più freddo, colorato di blu, che scorre sul fondo, da sinistra verso destra. Si forma una cella di circolazione all'interno della nostra bacinella. Quando l'atmosfera è instabile, la convezione dà origine a nubi a sviluppo verticale, cosiddetti cumuli, tra cui il più maestoso è il cumulonembo. Sono nuvole che hanno l'apparenza di grossi battufoli o grossi cavolfiori o panna montata, in cui chiaramente si vedono le cosiddette termiche, cioè questi sbuffi di goccioline trasportate in alto dal movimento dell'atmosfera, movimento che è proprio legato alla convezione.